Andiamo proprio in diretta dal municipio di Chieti, dove c'è il nostro Paolo Renzetti. Saluto e ringrazio il sindaco del capoluogo teatino. Allora, linea a te Paolo. Sì, grazie Alfredo, un buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Ha detto bene, siamo in municipio a Chieti, ringraziamo il primo cittadino, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, per aver accolto il nostro invito in una giornata tra l'altro molto impegnativa, reduce da un sopralluogo pochi minuti fa. Allora sindaco, parliamo di questi screening di massa che arrivano nella città di Chieti, si partirà il 6 e 7 febbraio, saranno due giorni davvero significativi per la cittadinanza e per la città che lei ovviamente presiede. Sì, diciamo che è un importante banco di prova, è un importante test, soprattutto in questo momento in cui stiamo osservando un preoccupante aumento dei casi positivi. Questa mattina è arrivato l'ultimo avviso del SIESP sul mio tavolo, che parlava di 25 positività, quasi il doppio delle giornate diciamo precedenti. Si parla anche di un pericoloso aumento della variante inglese, che ha una non virulenza maggiore ma una maggiore possibilità di trasmissività interumana. Pertanto questo screening di massa che faremo utilizzando i tamponi a risposta rapida, i tamponi antigenici, viene a cadere in un momento particolarmente delicato, e pertanto invito tutta la popolazione a offrire la propria presenza a farsi tamponare, in quanto è l'unico metodo per poter tracciare le positività asintomatiche, che poi sono le più pericolose, perché le persone positive senza sintomi continuano a fare la loro vita normale di tutti i giorni e a poter involontariamente, chiaramente, infettare anche le altre persone. Sindaco, come diceva anche il collega da studio, si partirà il 6-7 febbraio, poi si replicherà la settimana successiva. Vogliamo dare anche qualche informazione di servizio dove si effettueranno questi screening? Sì, allora noi avremo 6 postazioni in totale, con 25 filiere di lavoro. Le 3 postazioni di Chieti Bassa sono individuate nel Pala Santa Filomena, il palazzetto di Colle dell'Ara e il Palacus offertoci gentilmente dal Rettore Caputi e dall'Università. A Chieti Alta abbiamo e utilizzeremo le palestre della scuola Chiarini, della scuola Cesari, gentilmente offerteci dalla direttrice didattica dottoressa Angeloni Grazia, e infine nell'ospedale Santissima Annunziata, cioè l'ospedale vecchio, quello che per i chietini, che noi chietini definiamo ospedale vecchio, nel punto vaccinale e negli ambulatori dell'UCCP. In pratica noi dovremo, per rientrare nell'obiettivo target, dovremo screenare almeno 16.000 persone, che rappresentano il 30% della nostra popolazione. Dobbiamo arrivare in questi 2 weekend a monitorare tutte queste persone, queste migliaia di persone, per ottenere un valido obiettivo per il test. Alfredo, a te la linea. Sì, chiaramente ringrazio ancora una volta Diego Ferrara per essere ai nostri microfoni. Le faccio una domanda che non attiene tanto al suo ruolo di sindaco quanto a quello di medico, perché avrà sentito nelle ultime ore le tante polemiche rispetto anche alla sensibilità di questi test rapidi, e volevo da lei un'opinione, insomma, anche per far capire meglio alla popolazione quanto e se è importante partecipare a questo tipo di attività.
Assolutamente, le sarò estremamente chiaro. Allora, i test antigenici rapidi hanno una sensibilità leggermente inferiore ai tamponi molecolari, ovvero sia loro possono dare un 25, massimo 30% di false negatività, così come possono dare un 15% di false positività. Però in una platea di cittadini come insomma, Chieti o altri comuni, l'effettuare questi tamponi rapidi e trovare delle positività che poi vanno confermate con il tampone molecolare rappresenta un significativo successo per conoscere globalmente il numero delle persone positive e quindi creare tutte quelle metodologie per diagnosticare e mettere anche in quarantena altre persone vicine a quelle uscite positive. Quindi accanto a una, diciamo, veridicità sulla non elevata specificità di questo tampone, è importante sapere che bisogna farli per poi ampliare la diagnosi. Non so se sono stato molto chiaro, comunque la sostanza del discorso è che questi tamponi rapidi vanno fatti per scovare, ecco, lasciatemi passare questo termine, scovare dei positivi asintomatici. Ecco, Sindaco, volevo un'altra valutazione da lei rispetto a quanto stiamo vivendo in queste ultime ore, perché se da un lato la nostra regione per fortuna è tornata a zona gialla da poco tempo, però osserviamo e lo stiamo vedendo noi, diciamo, da cronisti, e penso che lei abbia maggiore contezza anche per il suo ruolo di medico, un aumento della curva dei contagi. Ecco, volevo sapere da lei se siamo entrati in questa fantomatica terza fase della pandemia oppure se riusciamo ancora in maniera adeguata a gestire. Allora, sicuramente riusciremo a gestire, che però ci sia stato ci siano stati aumenti di casi di positività e conseguentemente di isolamenti fiduciari, glielo posso affermare. Dicevo poc'anzi che oggi abbiamo avuto 25 casi positivi solo nella città di Chieti, quando nella settimana scorsa, entro le 10 giorni precedenti, eravamo a livello di 10-12 persone positive al giorno. E quello che preoccupa è che molti cluster virali si stanno sviluppando nelle scuole, sia nelle scuole superiori che anche nelle medie, tant'è che diverse classi vengono isolate e messe in quarantena. Certamente è un momento difficile in cui anche il mio ottimismo di sempre ha avuto in questi giorni una battuta d'arresto. Abbiamo molte varianti inglesi tra i positivi riscontrati in questi giorni, e questa variante virale pare abbia una maggiore diffusibilità, e quindi dobbiamo veramente essere tutti molto prudenti e aumentare le nostre attitudini alla prudenza. E dunque torniamo qui in diretta dal municipio di Chieti. Io ringrazio il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara. Tra l'altro, sindaco, lei tra pochi minuti sarà presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, perché ci sarà l'inaugurazione di nuovi posti letto, 11 di terapia intensiva. Sarà presente anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Tutto questo rientra anche in quel discorso che proprio nei giorni scorsi voi come amministrazione comunale avevate fatto, parlando dell'importanza dei presidi sanitari della città di Chieti.
Beh, sicuramente, anche se qui il discorso diventerebbe molto più ampio perché non è solo la distribuzione della rete ospedaliera, ma anche dovremmo confrontarci con l'assessore alla sanità regionale per i problemi del percorso oncologico, dove la gara e l'acquisto della PET-TAC e di altri macchinari costosi ma soprattutto importanti per la vita dei nostri pazienti è ancora fermo al palo. Grazie al sindaco di Chieti Diego Ferrara. Ovviamente il servizio questa sera alle 19 sulla consegna dei nuovi posti letto all'ospedale Santissima Annunziata del nosocomio Teatino. Da Chieti è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea che può tornare a te, Alfredo.